Oggi parliamo della semina delle fave. Seguitemi in questo video, vediamo fino alla fine. Dalla realizzazione dei solchi alla messa a dimora dei semi, vi dico un po' il sesto di impianto e qualche accorgimento per farle venire su bene. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. È quello che rimane dell'orto estivo. Ho tolto i teli, ho trinciato le piante che erano ormai a fine vita, così comunque la loro sostanza nutritiva se ne va nel terreno. Se vedete abbiamo ancora un po' di pomodori, quelli verdi, ormai sono mezzi trinciati. Poi ho passato il motocoltivatore, ho smosso un po' il terreno. Ora, per non lasciarlo così, visto che tra l'altro mi serve un po' di ricostituente per questo terreno che è stato sfruttato quest'estate, per non ricorrere subito ai concimi tipo stalattico pellettato e quant'altro, userò delle colture che mi fissano l'azoto nel terreno. Tra queste c'è la fava, quindi metterò un po' di fave. Ho acquistato del favino per fare il sovescio, ma questo lo vediamo in un altro video. E adesso cominciamo a fare un po' di solchi, che ovviamente verranno storti, per fare la coltivazione delle fave. Allora, due parole sulle fave, vediamo un attimino il sesto di impianto. Tra le file 70 centimetri, ma io mi regolerò poi diversamente perché ci devo passare col motocoltivatore, quindi adesso prendo la misura del motocoltivatore e vedo, comunque non meno di 70 centimetri, tra un baccello e l'altro circa 20 centimetri. Adesso si va a occhio più o meno, eh. Allora iniziamo. Ho fatto i primi tre solchi, dai, tutto sommato non sono andato molto storto, dai. Ho preso le misure a 70 centimetri perché ho visto che la carreggiata del mio coltivatore è di 55, quindi mi sono tenuto un po' largo, va benissimo. Perché bisogna fare spazio tra una fila e l'altra? Perché ogni tanto bisogna togliere le infestanti e rincalzare le fave che ormai stanno venendo fuori. Quindi passando col motocoltivatore si fa in un'operazione, si fanno due cose, si recupera tempo e soprattutto fatica perché non si usa la zappa. Quelle qui. Adesso piano piano vado avanti da solo, farò altre due o tre file e poi preparo le file per i piselli, anche quelle poche. Vedete, ho preso le misure 70 centimetri e vediamo poi come si mettono a dimora le fave. Allora, generalmente io acquisto queste fave qui, di questa azienda qua. Ovviamente sono tutte buone, sono tutte valide, ma questa poi tra l'altro da 7,50 veniva 5,50, insomma l'ho presa in offerta e va bene, circa un chilo. Famiglia di tre persone, mangiamo solo in due le fave, un chilo è sprecato, basta mezzo chilo. Però come vi dicevo, volevo dare qualcosa in più, apportare un po' di sostanze buone all'orto. Quindi, siccome le fave, come tutti i legumi, hanno la capacità di fissare l'azoto al terreno, in più questa è una radice abbastanza profonda, quindi mi lavora da sola il terreno, ho preferito fare questa scelta qui. Se avanza qualcosa, niente, la terrò per il prossimo anno. Questi sono i baccelli. Si seminano generalmente in autunno, come vi dicevo, qui da me, centro Italia, intorno a ottobre, e sono pronti per marzo. Allora, due parole, voi dite l'inverno. Io le ho viste anche sotto la neve per un paio di settimane, sembravano morte, poi come si scioglieva la neve, si riprendevano più vigorose di prima, quindi non soffrono il gelo, non soffrono la neve, quindi sono un'ottima coltivazione invernale. Allora, 20 centimetri tra un baccello e l'altro. Adesso io ho preso già le misure, 20 centimetri, questo bastoncino qui è circa mano. Adesso, se vogliamo fare i precisi, vabbè, ma così non arriviamo più, giusto per prendere un attimino le misure. Io metto un baccello solo, ma si potrebbe metterne anche un paio, quindi a un certo punto si va a occhio. Tempo fa all'inizio facevo le buchette e mettevo un paio di baccelli dentro ogni buca. Si può fare anche in quel modo lì, eh. Io personalmente poi ho visto che così è più veloce. Allora, profondità di semina, una decina di centimetri. Qui ce ne sono un pelo meno, ma tenete conto, poi dovrò coprire con la terra e quindi più o meno ci siamo.
dove ne scappa uno in più, o lo lasciamo. Piante ho visto che, anche se ravvicinate, magari rendono un pelo meno, ma vanno bene lo stesso. Dai, vado avanti da solo e vediamo poi a fine semina. Allora, fatta questa operazione di messa a dimora dei semi, è giunto il momento di ricoprirli con un rastrello, semplicemente, senza impazzire. Allora, due parole sul concime. Non ho dato niente, avete visto. Sto usando la concimazione residua delle coltivazioni che ho fatto quest'estate. Quindi io avevo i peperoni, avevo dato parecchio stallatico pellettato e quindi me lo ritrovo adesso anche un po'. Volendo si potrebbe mettere soltanto un po' di cenere di legna, magari lo farò dopo, avrei dovuto farlo nel solco. Comunque se ce l'avete in casa, ce l'avete sotto mano, va benissimo la cenere di legna, senza esagerare, eh. Ecco, visivamente bisogna assicurarsi che i semi siano coperti. Se ce n'è qualcuno che è scoperto, lo si sposta a mano, tanto sono grossi, si vedono. Ecco qua. Bene, vado avanti da solo, ho ancora un po' di solchi da fare. Il lavoro è questo. Dovrebbero uscire i primi germogli nel giro di un 20 giorni circa, dipende anche un po' dal clima. Non do acqua ovviamente perché il terreno è umido. Sarebbe uno spreco e sarebbe un deleterio controproducente, quindi veramente è una pianta che richiede pochissima attenzione, è soltanto la sarchiatura ogni tanto e togliere le infestanti e ovviamente il rincalzo un paio di volte. Per il resto dà molta soddisfazione, almeno nel mio terreno viene su bene, probabilmente ho il pH giusto. Il pH è, se non sbaglio, da 6 a 8. Ogni anno, quest'anno ho esagerato come vi dicevo perché voglio ridare un po' di energia al terreno in modo naturale, gli altri anni invece ne facevo molto di meno, tanto alla fine siamo solo un due a mangiarlo. Peccato perché è un legume eccezionale. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un like se vi fa piacere, se non mettete il pollice in giù va bene lo stesso. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi perché così potete rimanere aggiornati su quello che faccio, una volta a settimana esco con un video nuovo, ce ne sono molti in uscita adesso, molto belli, spero. Vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.